Ciao amici, bentornati nel mio canale, io sono Alfredo. Con questo video inauguriamo una serie di tutorial dedicati a questo fantastico oggetto, ovvero l'Osmo Pocket. Se siete arrivati fin qui già sapete di cosa sto parlando, se così non fosse vi lascio il link qui sopra nella scheda per andare a vedere il video dell'unboxing. Oggi vediamo insieme il funzionamento base dell'Osmo Pocket e ci tengo a precisare che non voglio impostare questo video in maniera troppo tecnica per non risultare troppo pesante, ma arrivare subito al dunque e rendervi capaci di utilizzare l'Osmo Pocket fin da subito una volta che lo avete acquistato e tirato fuori dalla scatola. Ok ragazzi, iniziamo con questo semplicissimo tutorial. Il primo passo da fare è attivare il prodotto perché una volta che lo estraete dalla scatola, se provate ad accenderlo, vi verrà chiesta proprio questa cosa. Quindi, per non farci trovare impreparati, dobbiamo prima di tutto scaricare l'app sul nostro smartphone che si chiama DJI Mimo. In dotazione trovate due connettori per smartphone, uno Lightning per iPhone e uno USB Type-C per gli altri dispositivi Android. E lo montate come vi sto mostrando in video. Dopodiché collegate il vostro smartphone. Se, come è successo a me, non succede niente, quasi sicuramente dovete andare nelle impostazioni di collegamento USB del vostro dispositivo e selezionare la modalità Tethering USB. Fatto questo, non dovreste incontrare problemi. Seguite le istruzioni che l'app vi mostra e dopodiché vi ritroverete nella schermata principale con l'Osmo Pocket attivo. Adesso staccate lo smartphone così da utilizzare l'Osmo Pocket da solo, anche perché la sua portabilità così viene sfruttata al massimo. Non vi preoccupate, nei prossimi video vedremo l'utilizzo con smartphone e le differenze che ci sono. Torniamo sul nostro Osmo Pocket. Nella schermata principale visualizziamo il livello di batteria e lo spazio rimanente sulla nostra scheda microSD. Tra queste due icone troviamo uno slider digitale che ci permette di alzare e abbassare la camera. Volendo, questo movimento può essere effettuato anche manualmente. Con uno swipe down accediamo al menu delle impostazioni e spostandoci a sinistra e a destra possiamo attivare l'effetto glamour, la modalità full screen, impostare l'autofocus, la modalità pro e la luminosità dello schermo, tutte cose che vedremo in maniera dettagliata nei prossimi video. Con uno swipe up invece entriamo nei settaggi del gimbal e troviamo il ricentraggio, il selfie mode, la velocità di inseguimento e tre modalità: gimbal bloccato, follow e FPV. Scorrendo verso sinistra abbiamo accesso alle 5 modalità di scatto: foto, video, slow motion, timelapse e pano. Se scorriamo ancora verso sinistra entriamo nelle impostazioni della modalità selezionata. Premendo una sola volta il tasto accensione faremo lo switch tra modalità foto o video. Premendolo per due volte velocemente si avvierà il ricentraggio del gimbal. Premendolo per tre volte si avvierà la modalità selfie. Se volete rivedere cosa avete scattato o ripreso, ci basterà fare uno slide verso destra. Se volete eliminare il file, sempre slide verso destra e cliccare sull'icona del cestino. Sia nella modalità foto sia nella modalità video, il doppio tap sullo schermo attiva l'Active Track. Una funzione interessante che andremo a vedere in modo approfondito nei prossimi video. Poi ragazzi, guardate DJI che cosa ha fatto con l'ultimo aggiornamento firmware. Adesso l'Osmo è acceso, quando lo spengo, che ho finito di fare le registrazioni, le foto, quello che devo fare, premete il tasto per spegnerlo, si riposiziona esattamente per essere reinserito nella sua custodia. Guardate che roba, non dovete fare niente. Pronto, clip e lo infilate in tasca. Cioè, solo DJI poteva fare una cosa del genere.
Spero che il video vi sia stato utile e vi ripeto che oggi vi ho dato un'infarinatura generale sull'Osmo Pocket e nei prossimi video tutorial che usciranno a breve andremo a vedere in maniera molto più dettagliata tutte le sue funzioni, timelapse, slow motion, foto panoramiche, motion timelapse e molto altro. È ancora presto per darvi un'opinione a 360 gradi sull'Osmo Pocket. Fra un mesetto circa, dopo che l'avrò testato per bene, saprò dirvi i suoi pro e i suoi contro, con un video dedicato ovviamente. Se il video vi è piaciuto, fatemelo sapere con un bel mi piace, iscrivetevi al canale e ricordatevi di attivare la campanellina per non perdervi i miei video. Se vi va, seguitemi anche sul gruppo Facebook e Instagram dove propongo offerte che reputo interessanti e anteprime dei prodotti che sto testando. Vi lascio il link qui in descrizione sia per acquistare l'Osmo Pocket sia dei miei canali social. Vi dico con tutta la trasparenza possibile che se acquistate i prodotti che io propongo tramite i miei link fate crescere sia me che il canale e di conseguenza riesco a portarvi contenuti video sempre nuovi e sempre migliori. Grazie per essere stati in mia compagnia e ci vediamo nel prossimo video. Ciao!